Bene, cari amici, buonasera. Ecco l'ennesima puntata, chiediamo scusa per il ritardo, del vaso di Pandora. Il vaso di Pandora, questo incontro che facciamo, dovremmo fare tutte le settimane, il venerdì sera alle 21.30, qui su Science Web TV, è un incontro con il nostro amico Riccio Incazzato, Alfredo, alias Riccio Incazzato. Questa sera non so cosa ci ha preparato, cosa ci dirà il nostro amico Riccio Cazzato, però prima di passare la parola a lui voglio vedere un attimino la parola a Riccio Cazzato. Scusa, sto preparando tutto, voglio vedere un attimino come viene, anzi ritorno a chiedere scusa. Prima di passare la parola a Riccio Incazzato voglio ricordarvi alcune cose che sono fondamentali. Science Web TV è diventato Science Network o Science Web Network, quindi siete pregati di andare a votare sul nostro blog www.sciencewebradio.net quale nome vorreste che noi assumessimo, prendessimo insomma, questo nome Science Network o Science Web Network. Altra cosa importante è Riccio Incazzato, il nostro amico che stasera ci racconterà alcune cose più incazzato che mai, e voglio ricordarvi la sua email che è riccio.incazzato@science.com, quindi mettetevi in contatto tranquillamente con lui in modo da poter fargli sapere il vostro parere, oppure anche per suggerire, questo è importante, per suggerire qualche argomento che voi siete interessati, insomma, che vi trattasse. Bene, io credo che per il momento è tutto, passo subito la parola al nostro amico Riccio Incazzato, vediamo cosa ci racconta. Alfredo, va bene. Carissimi amici, sono ancora qua per fare commenti tratti sempre dai giornali, da Facebook o da quant'altro. Le notizie sono tante, speriamo di chiuderle nel solito giro di un'ora. E iniziamo dalla prima, vediamo, scendiamo le riserve naturali. Siamo già arrivati all'estate, abbiamo passato la domenica di Caronte, con un caldo allucinante, il vostro Riccio ha passato al mare, brutta idea, in una giornata così calda, con un ritorno bloccato da incidenti e da traffico molto molto lento, che stava andando verso le città per guardare la partita, purtroppo finita molto male. E con l'estate noi dovremmo avere in Italia un grosso guadagno turistico, perché una delle poche cose rimaste ancora salde in questa Italia ormai allo sfacelo sono le bellezze architettoniche, i musei, le bellezze paesaggistiche e tra le tante anche le aree marine in zona protetta che si sviluppano un po' lungo tutto il perimetro marino italiano. Anche queste sono in grosse difficoltà, come in difficoltà qualunque evento positivo della nostra nazione, perché come sempre, frase fatidica ormai ripetuta alla nausea, mancano i soldi. Quindi le bellezze uniche al mondo che noi abbiamo non possiamo curarle, non possiamo mantenerle al massimo dell'efficienza, perché la deficienza di un governo incapace a governare un'Italia che può dare ancora molto ha tagliato pesantemente i fondi a disposizione. È stato l'allarme è stato dato da Antonino Miccio, che è direttore della riserva marina di Punta Campanella, che è uno dei punti più belli
della penisola sorrentina, tra la penisola sorrentina e Positano in Campania, zone che certamente il nostro amico Rosario conoscerà alla perfezione. Diciamo di sì, dai. È meglio allora che corri a guardarle finché esistono ancora, perché il dramma in queste cose, quando tutto è tagliato, quando tutto è ridotto all'osso, è di arrivare prima che ci sia un bel cartello chiuso per sempre. Nel 99, capire questa storia del bel cartello chiuso per sempre. Perché quando non ci sono i soldi, poi non si può più curare, queste riserve marine devono essere costantemente curate per rimanere integre e intatte. Quindi passano gli anni e tutto si accumula. E come quando non si mette più in ordine la casa, quando non si spazia il cortile, anno dopo anno poi diventa sempre più difficile poter sistemare la cosa, rifarla ritornare alle bellezze di una volta. Ho capito, va. Così. Un concetto filosofico. Sì. In effetti. Nel 1999 il governo D'Alema aveva stanziato 36 miliardi delle vecchie lire. E con quei 36 miliardi di vecchie lire potevano essere protette solo 15 zone. Poi taglia taglia, come facciamo sempre noi, che siamo diventati un maestro nel taglio e cuccio, diventeremo tutti sarti un giorno o l'altro, ritardo notevole, il governo Monti ha appena approntato per le attuali 27 aree solo 3.600.000 euro, che se noi facciamo i conti di questo budget è semplicemente lo 0,0002 del PIL. Sono noccioline, come si diceva una volta, sono cifre assolutamente inadatte. In effetti sono bazzecole, come diceva Totò, le sigarette se fumi o il caffè se vai al bar con queste cifre. Che proprio viene detto dallo stesso Mizzo, che diceva il direttore della riserva marina di tutta Campanella, quindi un addetto ai lavori che cerca di proteggere le zone a cui che gli sono state affidate, dice che il paese è quello che, oltre a pensare di svendere i suoi beni culturali, non investe nel mare, la risorsa più strategica del nostro turismo. In effetti, con gli 8.000, credo, quando si andava a scuola, si studiava che l'Italia ha 8.000 chilometri di coste, quindi è un bene per l'Italia immenso, immenso. Ma non solo a livello di riserve marine che attraggono un determinato tipo di turismo, quello del sud, ma le stesse spiagge, partendo dal Veneto, arrivando alle spiagge e agli scogli liguri, sono un bene in entrata incredibile. Addirittura, adesso qua i dati non li ho, però mi è sembrato di aver letto che
Sapete che normalmente tutti gli anni c'è questa goletta blu che gira intorno al perimetro italiano per valutare la salute dei mari. Anche zone che fino all'anno scorso erano blu, cioè avevano il bollino blu della salute marina, quest'anno tantissime spiagge l'hanno perso, e anche spiagge rimesi, che diciamo in Italia sono le più rinomate, hanno perso la possibilità di avere questo bollino di garanzia, che è una garanzia enorme. Forse noi non ci facciamo caso, ma i turisti che vengono dalla Germania dagli altri stati europei ne tengono in considerazione, hanno una grande considerazione, perché è un simbolo di un servizio e di un mare veramente vivibile. È una notizia triste, ecco, perché legata a tutte le altre notizie turistiche italiane, come le vendite di immobili, cioè adesso siamo in uno stato in liquidazione, come le fabbriche o le industrie in liquidazione, dobbiamo vendere tutto per accumulare soldi per pagare i debiti, senza pensare poi che pagati i debiti e perse tutte le sostanze non è più possibile ricominciare, perché non ci troviamo più beni da gestire. Ma questo è un discorso di un'economia talmente elevata che i nostri beniamati Monti e compagni non riescono assolutamente a comprendere. Un altro direttore, che è Emanuele Monica, che è il direttore della riserva marina delle isole Ciclopi, quindi andiamo sempre più in piccoli grandi capolavori della natura, che è gestito da un consorzio di enti locali e università. Ma Monica dice prestamente che sì, sono un direttore, ma non dirigo nessuno, cioè i dipendenti sono 6 persone solo, a contratto, con progetto, con la progetto che addirittura è anche scaduto. Quindi direi che non ci sono più speranze per poter ristabilire un equilibrio in questo settore del turismo, che in altri stati ancora più poveri del nostro viene tenuto in alto come una bandiera, con una fonte di guadagno incredibile. Da noi, che avremmo soldi a palate, lo buttiamo via perché non siamo in grado di gestirlo. Ma questo è un semplicissimo esempio, non è esempi di questo genere se ne trovano tantissimi. Caro Rosario, un commento e passiamo alla notizia. Passiamo subito a questo commento. Ma che commento che facciamo in questo caso? È il solito discorso all'italiano, no? Torniamo sempre indietro. Se io sono di un riccio bosco, non ma capisco. Scusa. Io dicevo un'altra cosa, no? Nel senso che noi torniamo sempre indietro nel tempo. Cioè, nel senso che diciamo sempre queste cose, abbiamo tantissime bellezze naturali. Cioè l'Italia è una nazione che potrebbe vivere solo con le bellezze naturali, col turismo. Certo. Cioè, qualsiasi parte in Italia tu vai, ci sono bellezze naturali. E il compito dei nostri politici, che
possono essere politici non eletti dalla gente, dal popolo, oppure anche eletti dal popolo, la stessissima cosa, tanto fanno che devono distruggere tutto, senza fare in modo che il tutto venga distrutto, perché ci devono mangiare, devono guadagnare i fatti loro, perché secondo me dietro tutto sta imparando questo discorso, c'è sempre che qualcuno ci deve mangiare, perché non è possibile che nessuno ci mangi, quindi è sempre il solito discorso italiano. Dico, io mi domando, e poi dico a chi ci sta guardando, chi ci vedrà anche quando metteremo questo video su YouTube, dico, ma insomma, la vogliamo smettere una buona volta? A me piacerebbe qualche politico che riuscisse a venire, no, questa piccola web tv e farci capire il suo pensiero, ma è impossibile questa cosa. Dobbiamo smetterla, dobbiamo fare in modo che noi, con quello che abbiamo, con le nostre risorse, potrebbe essere dovrebbe essere la prima industria italiana. Invece noi dove andiamo a buttare i soldi? Abbiamo buttato una mare di soldi nella Fiat. E cosa ci troviamo oggi nella Fiat? Il nulla, addirittura ci troviamo Marchionne, questo amministratore delegato della Fiat, che vorrebbe addirittura portare via questa fabbrica dall'Italia, anche se ci sta prendendo per i fondelli, perché non credo che tutti questi movimenti eccetera, no? Sta facendo di tutto per distruggere la Fiat in Italia, perché la vuole portare all'estero, non c'è pezzo. Altre industrie che noi abbiamo sovvenzionato, dove sono? Che fine hanno fatto? Bene, l'unica industria veramente che potrebbe darci qualcosa, che sono che il nostro territorio, i nostri beni culturali, il nostro mare, le nostre coste, vengono sempre di più abbandonate a se stesse. Non sarebbe opportuno, signori politici, che noi pensassimo un attimino a investire in questa industria, sul mare, sulle coste, nell'entroterra, dove abbiamo dei beni culturali antichi che sono una cosa meravigliosa, e svilupparli e portare turismo, aumentare il turismo in Italia? Io credo che poi tutto l'indotto ci andrebbe dietro, perché alberghi, ristoranti, bar, ci sarebbe da lavorare per gente, no? Penso che la cultura alberghiera è immensa, la cultura alberghiera, e coinvolge migliaia e migliaia di lavoratori diversificati. E quindi incominciamo da questo. La seconda opera dove noi dovremmo investire è la cultura, perché è legata al nostro territorio la cultura. Dobbiamo investire nei nostri giovani, perché anche se questi giovani dovessero andare all'estero, portano la bandiera italiana, l'istruzione italiana, la cultura italiana all'estero. Poi viene tutto il resto. E tutto il resto ci deve seguire, perché industrie che fanno, che costruiscono, che fanno che cosa ci devono essere per forza, però incominciamo dal bene primario che abbiamo, che questo bene primario per noi è gratis, è gratuito, non è che ce lo dobbiamo costruire, ce l'abbiamo, le coste già ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Abbiamo i musei, abbiamo diciamo una storia antichissima. Cioè, cosa facciamo? È un mistero. Accenderemo qualche cera a qualche santo, chi lo sa. Qual è il santo patrono dell'Italia? Andremo a San Gennaro. No, rivolgiamoci al santo patrono italiano. San Francesco. Speriamo che possa far rinsavire un po' i nostri politici. Poi politici eletti o non eletti sono tutte sempre la stessa cosa. Vai, passo la palla, vai. Ok, la prossima notizia invece è una notizia proprio, un argomento tipicamente italiano, tra il mafioso e gli usi e costumi degli italiani. Parliamo della SIAE, la Società Italiana Autore Editore. Mi inviti a nozze, mi inviti. Benissimo. La società è una grande azienda che lava i panni in famiglia.
Infatti, la maggior parte degli impiegati della SIAE, sono tutti legati fra di loro, tra amicizie, parentele. Siamo nel, sembra ritornati nel Medioevo, quando c'era il nepotismo, quando il potere veniva passato strettamente da padre a figlio e nipoti se non c'erano figli. È uno schifo veramente immane che una società piuttosto inutile come la SIAE dia da mangiare a una miriade di dipendenti, tutti legati da parentela e tutti assunti al di fuori di regolari concorsi. Certamente anche i concorsi sono pilotabili, vediamo nelle università, nelle facoltà, che il pezzo grosso riesce a inserire nel reparto i propri figli o parenti più stretti. Però è una cosa incredibile. C'è privilegio di dipendenza anche da parenti. Addirittura c'è una speciale indennità lavanderia quotidiana che scatta per un importo di 10 euro quando il funzionario è fuori sede da 4 giorni. Cioè, se sei fuori sede da 4 giorni hai il diritto di avere i vestiti lavati a spese della ditta. Ecco perché danno pochi soldi poi agli iscritti, insomma. Esatto, anche perché stanno pompando soldi a più non posso sugli autori, sulle radio, sulle televisioni, perché sono disperatamente allo sbaraglio. C'è un gruppo familiare, dunque confermato anche nelle cifre, del 42%, nel senso che 527 assunti dei 1257 assunti a tempo indeterminato hanno legami di parentela o di conoscenza. Cioè proprio qui siamo all'apoteosi, non è neanche la cosa fatta di soppiatto, è una cosa palese alla luce del sole. È una schifezza. È una schifezza perché, come tutte le cose italiane, il legame, il vincolo di parentela è indispensabile, non importa quello che sai, quello che sai fare, il tuo curriculum, è così. Dei 559 entrati negli anni alla SIAE per chiamata diretta, quindi senza concorsi, 268 sono parenti di dipendenti. Stesso discorso vale anche nell'altra forma di assunzione. Per 57 assunti dei 128 reclutati tramite il collocamento obbligatorio, anch'essi sono parenti o amici o comunque hanno rapporti di conoscenza con la struttura. E poi non esiste nessun contratto scritto, fra le altre cose. Questa società, questo polipo, diciamo, che succhia soldi agli autori, agli editori e a tutte le espressioni di libera creatività,
non tiene, viene gestita sulla fiducia, possiamo così dire, nessun contratto scritto e il livello di fiducia è talmente alto che non serve niente, non serve un contratto di lavoro vero e proprio, non serve nessuna forma di impegno reciproco tra chi assume e di chi assume. Tu che sei un acerrimo sostenitore della SIAE, dimmi qualcosa, Rosario. Guarda che io non è che sono un acerrimo sostenitore della SIAE. Io dico che la SIAE è per me è un ente inutile, perché io credo che gli autori, no, i cantanti, i gruppi, eccetera, potrebbero gestire tranquillamente la cosa da soli. Esiste una bella licenza che è la Creative Commons, che potrebbero fare tutto con licenza Creative Commons e poi tramite le case discografiche fare anche degli LP, dei CD-ROM che si fa per poterli poi vendere. Perché nel mondo, in Italia è poco sviluppata la licenza Creative Commons, ma nel mondo la licenza Creative Commons abbiamo una marea proprio di persone, insomma, di artisti che sotto questo tipo di licenza, insomma, sono, come devo dire, sono, diciamo, si gestiscono, si autofinanziano, insomma, e ci vivono tranquillamente. Quindi la SIAE per me, insomma, è proprio detto tra noi, cioè così, è inutile e basta. È inutile perché a me piacerebbe sapere, no, la percentuale dei soldi che vanno agli autori. Esattamente, perché se la SIAE deve gestire, diciamo, come struttura, una struttura così grande, no, con tanta gente che ci lavora, a me piacerebbe sapere, dopo che ha pagato tutte queste cose qui, che cosa dà agli autori, cosa dà ai gruppi, ai cantanti, insomma, ai poeti, insomma, a chi è scritto, all'iscritto SIAE, no? Che cosa gli dà? Perché la SIAE i soldi ne prende, cioè, non è che non ne prende. Mi piacerebbe sapere la percentuale, se tu riuscissi a saperlo, credo sarebbe una cosa interessante anche discutere su questo. Posso sapere, ecco. Vi racconto altre amenità, perché l'elenco delle boiate che fa la SIA sono veramente incredibili. Addirittura c'è anche l'indennità di penna. Si tratta di una somma mensile che oscilla dai 53 ai 159 euro, riconosciuta a tutti quelli che passano dall'uso della penna per lavorare all'uso del computer. È fantastica questa cosa. Io credo che ci voglia una mente perversa per poter immaginare cose di questo genere. Consegue il premio di operosità, perché ogni tanto lavorano anche. La gratifica non solo quella di Natale, ma anche l'Epifania. 3 giorni di franchigia per malattia senza obbligo di mandare un certificato medico. E 36 giorni di ferie. Conviene lavorare presso la SIAE? Stavo dicendo questo, invece di stare a perdere tempo qua, era meglio lavorare per la SIAE, giravi tutti i locali, ti guardavi tutti i film, i concerti, e via discorrendo. Però, dimmi Rosario. No, niente, vanno perché insomma, sei da morire qua. Ho conosciuto uno della SIAE tanti anni fa, quando mio cognato faceva i concerti, e andava, la sua vita era quella di andare in giro a divertirsi, nient'altro. Però i danni ci sono, perché c'è un danno economico enorme da parte della SIAE, che negli ultimi anni, nel 2006, ha perso 21.400.000, nel 2007 34.600,
nel 2008 20,1, nel 2009 20,9 e nel 2010 27,2. In più ci sono 189 cause di lavoro. Pure. All'interno della SIAE, che ha 605 agenzie disseminate sul territorio, ma alcune sono delle stanzine proprio, cioè cose ridicole, praticamente non sono neanche uffici, non potremmo neanche definirli uffici, si è cercato di regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti, ma è successo il pandemonio, perché logicamente nessuno voleva avere un contratto scritto, e se no non poteva mica mungere la vacca fino all'ultima goccia. Questo si parla, abbiamo parlato di SIAE. So che l'argomento ti piaceva e ho scelto di questa notizia. Sembra mi hai fatto contento stasera, in poche parole. Mi ha fatto contento. Noi continueremo a lavorare senza SIAE e speriamo che molti, molti, molti altri lo facciano, che gli scrittori pubblicano senza codice ISBAN e senza diritti SIAE in common free, e per poter dare ulteriori mazzate a questo inutile branca della truffa italiana. Cancelliamo questa notizia. Cosa scegliamo? Oh, adesso parliamo della Chiesa, perché è un argomento che sapete mi sollecita molto. Abortire un bambino gay è un atto di fede. È stato trovato questo annuncio su Facebook. Perché immaginate il potere della scienza, già dal feto è possibile vedere se un ragazzo o una ragazza sarà eterosessuale o omosessuale. E anche questo è incredibile. Sembriamo diventati il circo Barnum, quello che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento girava l'America e l'Europa portando tutte le oscenità fisiche, le aberrazioni fisiche, donne obese, donne cannone, uomini con due teste e via discorrendo. Qui siamo nella stessa identica situazione. Quindi, care madre, se avete il sospetto che vostro figlio, per chissà quale motivo genetico, nel futuro possa diventare gay, avete il placet di poter abortire. Non so, non ho altre parole di fronte a queste notizie, Rosario. Mi piacerebbe sentire una cosa soltanto, vedo. Che sto qui, che so anche tra il computer qui, tra tutto quanto, eccetera. Da chi è venuto fuori questo discorso, da quello che mi dicevi, perché forse ho perso un piccolo passaggio.
da una pagina su Telmi. E nei diversi articoli, è un delirio allucinante contro l'omosessualità, i gay vengono definiti come malati, come normalmente si dice nella migliore tradizione omofobica, fenomeni da baraccone, quindi ritorniamo al circolo Barnum, offese al Signore e via dicendo. Ma vedi, se dalla Chiesa può venirmi questo, ma scusami, non abbiamo per legge un qualcosa del genere? C'è stata anche una manifestazione tempo fa dove il diverso, cioè il gay, insomma, lesbica, gay, eccetera, questa forma viene vista come una forma di invalidità. Certo. Mi sbaglio o no? Sì, 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 è vero, è vero. C'è stata una manifestazione dove c'è stato, insomma, tutta una serie di gay lesbiche che sono andati all'INPS, dove sono andati, per chi li chiede, diciamo, questa invalidità e avere la pensione. Perché scusa, ormai siamo rimasti solamente noi in Europa, perché abbiamo quella maledizione immensa di avere il Vaticano dentro il territorio europeo, dentro il territorio italiano. Sì. È un male, quello è il vero male, quello è il vero male, la vera incapacità di progredire. Ma vedi, non sarebbe male se non, diciamo, non condizionasse la vita di un popolo. Purtroppo l'italiano, ecco, lì possiamo parlare di genetica, è geneticamente invalidato dal Vaticano. Ne ha fatto una persona, una nazione che non ha la capacità di ragionare con la propria testa e di capire le cazzate mastodontiche che raccontano, perché sono cazzate che superano lo spazio e il tempo, ecco. Io queste cose mi fanno indipendere. Addirittura, e questo, anche questo è divertente, perché poi bisogna darne il giusto peso, cioè non il giusto peso, non dare assolutamente peso, i fiocchi che rimangono strangolati intorno al cordone umbilicale sono sicuramente i feti di carattere omosessuale. Quindi, se tu sei già punito da Dio e strangolato ancora prima di nascere perché sei omosessuale, sei, cioè, no, non possiamo dire la nostra sessualità. Una madre, si sono anche riportate alcune testimonianze, dopo che mio figlio è stato diagnosticato l'omosessualità, come se fosse diagnosticato un cancro o un diabete o una o un incarnato, vagavo e rabonda senza meta ed annullavo la morte sopra ogni cosa, meglio andare all'inferno che far corrompere gli altri bambini dal frutto del tuo grembo. Dopo aver abortito il feto sessuale sono rimasta nuovamente incinta. Mio figlio è sano, ho visto Dio, sono felice. Io non riesco a capire se siamo nel 1300 o nel 2012. Non riesco a... Ma vedi, non è tanto il fatto dell'epoca in cui ci troviamo, è che comunque è una cosa sbagliata, 2300, nel 2012. Cioè non... Non parlo dell'omosessualità, questo non parlo del 1300, l'omosessualità era di ordinaria amministrazione, nessuno ci faceva caso, come in età romana, ma
quello che mi fa orrore è questa caccia alle streghe che ci riporta al Medioevo più buio e più abietto. No. Caro Rosario, se stiamo rassettando il ridicolo, perché poi in effetti questa accade solo in Italia, no? Quindi io credo che più abietti che noi italiani in queste cose non ce ne siamo. Un'altra notizia legata invece è ancora più brutta, perché si parla di un signore, Celestino Migliore, addirittura il nome potrebbe dare una speranza migliore, qualcosa di nuovo, che è un osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, si è dichiarato apertamente a favore della pena di morte per gli omosessuali. Hai capito, Rosario, con cui ci siamo? Cioè, non c'è proprio, non si può fare nessun commento a questo, si è commentato da solo. No, non è possibile commentare oscenità, atroci, naziste di questo genere, ecco. È senza parole. Dice: la ragione della Santa Sede espressa da Monsignor Migliore si possono sintetizzare in questa maniera: è preferibile continuare a discriminare gli omosessuali e questa discriminazione sarà certamente uccisa. Non si possono discriminare quegli stati che uccidono gli omosessuali. Basta, questa notizia la cancello perché veramente mi è sconvolto. Finalmente, cari amici che ci guardate e ci ascoltate, insomma, abbiamo visto che c'è qualche notizia che riesce a sconvolgere e non solo a far incazzare il nostro amico Ricci Incazzato. Se lo fanno le notizie che sconvolgono Ricci Incazzato proprio su poche, da quello che mi risulta. La prossima sempre è scientifica, quindi abbiamo tutti, o almeno ci hanno inculcato, e alcune volte è successo, terrore sacrosanto delle centrali nucleari. Capisco che le centrali nucleari gestite come nella serie dei Simpson, in cui Homer è addetto a sicurezza e dorme e mangia in continuazione, possono essere un serio pericolo. Ma credo che, per esempio, nell'Europa del Nord, le centrali nucleari siano sicure e ci stiano sempre evolvendo in maniera più sicura, anche se l'uso delle energie alternative è una cosa molto importante. Sono stato l'altro giorno a vedere qua vicino a Bologna un ettaro in aperta campagna, un ettaro di terra coperto completamente da cellule solari. Lo stanno costruendo, lo stanno assemblando, quindi non so quanta energia, quanti kilowatt potrà fornire, ma questa distesa in aperta campagna è veramente bella. Comunque, a parte l'uso delle energie alternative e dell'energia nucleare, noi siamo ancora legati al carbone. Ancora peggio. Cioè, comunque, far capire la cosa sul nucleare, Alfredo, perché io sono contrarissimo al nucleare. Perché possono essere sicure quando vuoi, ma il mondo ormai sta, soprattutto al nord del mondo, sta cercando di dismetterle, perché le energie alternative sono il futuro. Il nucleare è sempre un'incognita, perché possono essere sicure quando vuoi,
quanto vuoi, però hanno sempre questa incognita. Cioè, parliamo del Giappone, per esempio. Giappone non possiamo dire che diciamo è una nazione sprovveduta e c'ha un sacco di centrali nucleari, però basta un terremoto, una calamità naturale, possono essere sicure quanto. Sono dei rischi, no, cioè, io vorrei evitare questo tipo di rischio, capito? Lo vorrei proprio evitare e sfruttare al massimo quello che noi abbiamo come energia alternativa. Dall'eolico all'energia solare all'idrogeno, cioè, so che c'è anche questo tipo di idrogeno, mi sembra che sia, cioè, se ci sono, se tu non avessi nulla, diciamo da mettere sul piatto della bilancia, hai solo le centrali nucleari o la benzina, cosa vuoi fare? La benzina sta per finire, cioè quello, no? Il carbone poi finirà prima o poi, anche se il carbone non finirà. Greenpeace sta facendo una grandissima battaglia contro Veneto, no? Per queste centrali a carbone. Però noi dobbiamo sfruttare quello che abbiamo, dall'idroelettrico al solare, all'eolico, e soprattutto noi, diciamo, popoli meridionali, cioè senso, siamo a sud del mondo, dove abbiamo sole, diciamo, per la maggior parte dell'anno, diciamo, le celle solari, cioè l'energia solare è quella che può essere sviluppata moltissimo. Poi dopo, se abbiamo dei posti molto ventosi, ci può essere messo l'eolico e altrettanto, dove c'è molta acqua, si può sfruttare l'idroelettrico. L'importante è investire in queste energie, perché il problema nostro è proprio questo. Però ho letto tempo fa che in Italia si è fatto un gran passo in avanti per queste energie alternative, sì, con i contributi dello Stato, eccetera. So che c'è stato un buon risultato a livello europeo da parte dell'Italia, ovviamente è ancora poco, certo, dovremmo andare avanti. Staremo a vedere, insomma, che cosa, perché adesso si vedono molte case con le celle sopra il tetto, già si comincia a vedere. Comunque, la fondazione Somo per Greenpeace Italia ha comunicato che a causa dell'utilizzo del carbone c'è un morto al giorno, 366 morti all'anno, quindi non è una cifra piccola, perché ci sono le morti per cure. Come? Un momento, questo chi si, da dove, chi gli ha date queste percentuali? Allora, su tutto le centrali a carbone dell'Enel, viene analizzato. Se tu vai a leggere la campagna che sta facendo Greenpeace, ti rendi conto che è un po' diversa la situazione. Io ho questa notizia data da Greenpeace, in cui si parla di queste morte premature associate alla produzione di energia da fonti fossili di Enel. Quindi sono oltre 300 morti l'anno. Rimane, Dario. Sì, ho detto sono oltre 300 morti l'anno. Oltre, quasi. Nel 2009 sono state 460. E con danni per 2 miliardi e 4 di euro. È una situazione drammatica. E speriamo, come hai detto tu giustamente, che lo sviluppo delle alternative possa procedere velocemente per evitare, oltre alle morti, l'inquinamento e poi anche in previsione che prima o poi queste fonti si esauriscono. Certamente. Non c'è, è un problema che non può assolutamente essere ignorato. Certamente.
Certo che l'utilizzo del carbone è un fatto abbastanza recente. Dal 2015 però, usiamo ancora il carbone, insomma. Invece c'è stato uno sviluppo talmente elevato di energia, consumo di energia, che l'utilizzo del carbone può finire da un momento all'altro. Bene. Anche questa è una notizia. Adesso invece parliamo di una cosa più divertente. Parliamo della FIA. Però avete visto, permettimi. Lo so. Questa è una FIA di 16 anni, non sono ancora. Allora, avete visto tutti la pubblicità che ha fatto la Fiat ultimamente per la vendita delle Panda, credo. Scegli un'auto della gamma Fiat che avrà il prezzo del carburante bloccato a 1 euro per 3 anni. Mi sembra una bufala. Ed è una bufala. Ed è una bufala enorme, perché non corrisponde assolutamente alla verità. Cioè, tu compri una Fiat e fino al 2015 puoi andare nei distributori e prelevare benzina per 1 euro, che sarebbe una cosa incredibile. Ritornare indietro degli anni. Dato il costo della benzina ultimamente. Però nello spot c'è la spiegazione, scritto in minuscolo come sempre, le famose clausole dell'assicurazione, scritte talmente in piccolo che ci vuole un microscopio per leggere, e in tempo ridottissimo, quindi senza avere la possibilità di leggerle sullo schermo televisivo, compare la, perché ti danno la bufala, però a parte ti spiegano che è una bufala, perché ti spiegano i termini del contratto. È un pochino come quando vediamo fino alla nausea le pubblicità delle diete dimagranti, ne vediamo in continuazione, liquide, in pillole, erbe e via discorrendo. La speranza che non facciano male, ma comunque sui controlli ci saranno, in basso sul video c'è la vera spiegazione, cioè tu puoi assumere tranquillamente la cura proposta, però devi avere un'alimentazione equilibrata e un esercizio fisico. Insomma, a quel punto lì i prodotti dimagranti non servono un accidente, perché tu dimagrisci facendo una dieta, come dicono qualsiasi medico, facendo una dieta appropriata e un esercizio fisico. Comunque, ritornando alla nostra Fiat, la proposta è fatta con una tessera scalare, quindi una tessera dove viene proposto un numero tot di litri di benzina e tu man mano che prelevi tipo bancomat viene a scalare la quantità assegnata. E poi, che ne sai quanti chilometri e quanta benzina consumo io? Ah, beh, non è importante quando tu, ogni per esempio, la 500 ha litri scontati 1200,
sconto reale a fine promozione in euro sono 960 euro. Ti dicono anche per chilometri totali percorribili. Chilometri totali percorribili con il carburante scontato 18.826. E poi c'è la Panda, la Punto, la Bravo, la Panda da 1.200 litri anche lei, la Punto 1.700, la Bravo 2.000 litri e la Fremo GTD 2.500. Ma come dicevo, questa offerta a scalare innanzitutto è appoggiata a un solo, a una sola azienda petrolifera, la IP, che puoi trovarla vicino a casa, ma puoi anche averla molto distante. Poi l'offerta viene scalata solamente durante l'apertura diurna, quindi non serve andare a fare un prelievo di benzina di sera. Quando il self-service è chiuso, l'offerta non funziona. Quindi all'acquisto di una delle auto della casa torinese, se accettate l'offerta, mi raccomando, perché per fortuna non è obbligatoria, vi verrà lasciata una tesserina da presentare alla cassa ogni volta che fate il rifornimento. Infatti, come dicevo prima, la carta è precaricata con un tot numero di litri di carburante, che tutte le volte vengono scalate. La carta è valida fino al 31 dicembre del 2015. Ma quando, se voi ne avete usufruito di più durante questo periodo e finita la vostra scheda ricaricata, la offerta decade. Quindi non le potete utilizzare, come se voi entro il 2015 non avete consumato tutto il vostro quantitativo di benzina, viene azzerata l'offerta e perdete la parte rimanente. Anche quindi, facendo i conti in tasca, e molti concessionari li fanno, vi dicono che l'offerta è una bufala, nel senso che è molto meglio lo sconto della concessionaria che l'accettazione di questa scheda precaricata. Ah, perché se accetti questa offerta non puoi avere uno sconto concessionario. Esatto. Invece è molto più vantaggioso lo sconto del concessionario che la benzina un euro. Hai capito, Rosario? Logicamente si è fatto ricorso. Vabbè, vai a piedi, ti daranno un modo per risolvere le scarpe. Logicamente c'è stata la denuncia dell'antitrust per questa bufala di pubblicità. Ma sarebbe interessante guardare un po' tutte le pubblicità per vedere quelle che ingannano e quelle che non ingannano. Sarebbe un mondo nuovo da scoprire. Questo è vero. Mettiamo via anche la Fiat. Perfetto. Abbiamo l'ultima notizia, va.
Ah no, l'ultima notizia della Bella Voce, cioè senza avere scaricato nulla di giornali, è quella che riguarda il lavoro nero. È uscita oggi o ieri la legge, innanzitutto della denuncia di tutte le aziende che usano lavoratori in nero. E quello è una cosa giustissima, perché è una premessa dello schiavismo in definitiva, specialmente giù nel meridione, nei campi di pomodori, nelle raccolte orticole, eccetera, e vengono sfruttati questi immigrati clandestini per poter raccogliere i frutti dalla campagna. Però è uscita anche l'ulteriore dichiarazione del governo che all'immigrato clandestino che non ha un contratto di lavoro e un contratto di soggiorno, che denuncia il proprio datore di lavoro, gli verrà data d'ufficio il permesso di soggiorno. Ah, è una notizia molto interessante. Non so che applicazione potrà avere in un mondo di mafia come quella che sfrutta il lavoro nero. Può darsi che molti vadano incontro a una sorte molto cattiva pure, e quindi per paura stiamo zitti. Ah beh, questo è facile. Questa è una cosa è una cosa da pensarci bene, perché in un ambiente come il nostro di sottolavoro, di sottobosco e di mafia onnipresente, la gente ha paura e tace. Fa malissimo, perché se tutti poi cominciassero, come il discorso della mafia poi, se tutti cominciassero a denunciare, vedresti che si risolverebbero molti problemi. Dimmi, Alfredo, ha detto? Ultima notizia. Benissimo. Allora, non è un magistrato che ha fatto causa tempo addietro perché non voleva che nelle aule di giustizia comparisse il crocifisso. Quando si parla di crocifisso si va sempre in aula di tribunale, per quelli che non lavorano a scuola, per quelli che non lavorano nei lavori pubblici, eccetera. Però la sentenza è stata a favore dell'avvocato Luigi Toschi, un magistrato, perché non è ammissibile che in un luogo frequentato da persone multietniche, multireligiose, compaia solamente il simbolo italiano della Croce o cattolico della Croce. È stata una sentenza sofferta, ma comunque a lieto fine. È stato molto contento il Partito Radicale, e ti dice infatti sentente come queste fanno sperare di essere ancora in uno stato laico. Il crocifisso ha un valore religioso per alcuni, ma non a tutti, perché in Italia ci sono cittadini di ogni nazione, di ogni religione, nessuna religione. No, io penso che il crocifisso è una questione molto personale, perché non essere il parere della religione è una cosa personale.
so se avendo l'idea, Alfredo. Noi dobbiamo pensare che ognuno di noi ha la sua fede. Già essere cattolici, ognuno di noi la vede a modo suo. Tu basta che vedi Borghezio, dice che è cattolico e poi ucciderebbe la gente. Cioè nel senso, esatto, andrebbe a prendere a calci nel sedere gli islamici o proprio del genere. O anche altri che fanno cose del genere. Io penso che invece la religione è molto personale, ognuno la deve tenere per sé, la sua religione. Poi in un paese laico, il paese laico non deve diciamo parteggiare per nessun tipo di religione, cioè non deve tenere più per una religione che per un'altra, deve semplicemente garantire che ogni cittadino possa professare il suo credo. È che è una cosa personale, lo so, ma come sempre dico, qui siamo in Italia, le leggi ce ne fanno le altre. Direi che questa puntata è la conclusione, speriamo che il tempo migliore, cioè diventi un po' più fresco, perché veramente sono stati giorni terribili. Ci sono notizie un po' più estive, un po' più solari per il prossimo. Un caro saluto a tutti gli amici, scrivete e passo al grande saluto del nostro regista, operatore tecnico, tutto onnicomprensivo Rosario. Ti ringrazio perché mi passi la parola, però regista è una parola grossa, per me. Scherzi a parte, volevo ringraziare chi ci ha visto e chi ci vedrà anche, perché quando registriamo sul blog, quindi avranno modo anche di vedere la registrazione, gli amici, insomma chi anche ci sta guardando adesso volesse rivederla, ma soprattutto il passaparola. Parlate con tutti i vostri amici, insomma fate in modo che più persone possibile ci guardino e soprattutto che scrivano a Ricci Incazzato per far sapere la propria opinione, i propri suggerimenti, ma anche per fare le proprie critiche, perché questo è importante. Certo, le critiche sono necessarie. Quindi a Ricci Incazzato, l'email di Ricci Incazzato è riccio.incazzato@science.com. Voglio ricordare anche un altro email, che è quello di Gianluca, che fa una bella puntata, che è The Rock Band History, la cura lui, la presenta lui, fa tutto lui, che va in onda tutti i giorni per 4 volte al giorno sulla web radio, e scrivete per quanto riguarda la parte musicale, artistica a Gianluca, gianluca@science.com, che è molto importante. Invece se volete chiedere qualcosa più generico, generale, riguardo a Science, Science Web Radio, Science Web TV, eccetera, scrivete a info@science.com. Se ci sono editori, dovesse capitare qualche editore, qualcuno ci ascolti, insomma qualche scrittore, noi siamo sempre propensi a fare la nostra trasmissione, l'incontro con lo scrittore, che vorremmo fare questa trasmissione. E per chi avesse questa intenzione anche di presentare il suo libro, si può mettere in contatto con Riccio Incazzato, quindi manda un'email a riccio.incazzato@science.com. Con questo abbiamo finito, vi auguro una meravigliosa giornata e ci rivediamo la prossima volta. Un caro saluto a tutti quanti, buona serata, grazie Alfredo, buona serata. Ciao, a te. Ciao. Saluto a tutti.